Buonasera cari amici, benvenuti al Leader. Questa sera siamo in compagnia di Davide e Sara Gabino, titolari dell'azienda Alpe Adria Textile. Buonasera, benvenuti. Buonasera. Buonasera. Di cosa si occupa la vostra azienda? La nostra azienda è una piccola realtà che nasce in provincia di Udine nel 1990 e si occupa di commercializzare e produrre tessuti tecnici destinati prevalentemente al settore geotecnico. Cioè cosa sarebbe in realtà? Sono dei tessuti che servono prevalentemente come rinforzo e trovano applicazione nelle opere di ingegneria edilizie, civile, varie opere civili, diciamo. Esatto. E come nasce l'azienda? L'azienda nasce da un'idea di nostro padre e di altri due soci fondatori che con l'intento di progettare e commercializzare questa tipologia particolare di prodotto. Sì, era un mercato che si stava affermando già dagli anni 80 e sembrava una buona idea al tempo di iniziare a presidiare, anche perché in Italia non c'erano così tante aziende produttrici, quindi un'offerta così vasta, ecco. Quindi è stata una bella idea, quindi un'idea vincente. E dove si trova l'azienda? L'azienda si trova a Remanzacco, provincia di Udine, e nasce inizialmente come una commerciale, quindi non produce direttamente i prodotti. Nel 2005 invece sente l'esigenza di iniziare a produrre in proprio i suoi materiali. Un cambio societario e quindi l'azienda ha preso possesso di tutti i macchinari di produzione e in modo faticoso, perché non è facile reinventarsi da rivenditori a produttori. Certo. Abbiamo cominciato con difficoltà, macchinari non proprio aggiornatissimi a produrre. Dovete capire, anche lì imparare una nuova tipologia di imprenditoriale. No? Sì. Quali sono i prodotti che offrite? I prodotti sono tessuti di rinforzo, fatti a forma di griglia, utilizziamo principalmente poliestere alta tenacità filato oppure filato fibra di vetro, cosiddetto roving. Sono materiali che servono il poliestere per il rinforzo strutturale, quindi terre rinforzate, bacini fluviali, discariche, mentre i prodotti in terra con la fibra di vetro sono soprattutto per il rinforzo dell'asfalto. E avete anche dei prodotti che servono per evitare caduta di massi, sì, muri paramassi. Ecco, i prodotti sono sempre quelli, dipende dal progettista dove li usa e a seconda dell'utilizzo e della resistenza richiesta, ovviamente. Sono due tipologie comunque prevalentemente di prodotti che utilizziamo, sono entrambi dei marchi registrati comunque a livello internazionale. E i servizi che offrite quali sono? Per quanto riguarda il principale è la produzione e commercializzazione. Essendo piccoli stiamo cominciando anche a pensare di affiancarci a dei progettisti esterni, quindi professionisti conosciuti nel settore, abbiamo fatto anche in passato per sviluppare progetti ad hoc nostri, dove utilizzare i nostri tessuti ovviamente. Abbiamo fatto dei progetti in Italia molto interessanti, in Piemonte, anche perché i nostri materiali permettono di recuperare i materiali di risulta dallo scavo di gallerie, per esempio, e quindi ampliare l'offerta di progettazione del servizio al cliente per i loro progetti, quindi non solo fare un lavoro in sartoria quasi, no? Fare un prodotto che sia il più possibile, sì, è un mercato vicino difficile, alle esigenze del cliente. Sì. È un mercato difficile, è vasto, vastissimo, perché ci sono tantissime aziende che producono da tessuti non tessuti ai nostri tessuti di rinforzo, ci sono anche aziende da Est Asia. Quindi è un mercato molto competitivo, noi siamo piccoli, cerchiamo di adattarci continuamente. E come si diventa leader nel vostro mercato, nel vostro settore in particolar modo?
una capacità di adattamento, sicuramente. Di essere flessibili, di cercare di capire le esigenze dei clienti, di accontentarli il più possibile, di cercare produrre comunque dei materiali con uno standard qualitativo comunque buono, insomma, discretamente buono. L'esigenza è quella di bilanciare la qualità del prodotto, le richieste di un mercato, i prezzi, ovviamente, quindi dove qualità, c'è una competizione estrema, no? La marginalità per l'azienda e nel nostro campo anche uno sviluppo di tutti i processi industriali interni, non solo industriali ma sicurezza soprattutto, formazione, corsi di aggiornamento. Esatto, quindi da piccoli stiamo crescendo piano piano, cercando, prendendo spunto anche delle aziende più formate, più grandi rispetto alla nostra, insomma, certo. Il periodo della pandemia, come l'avete superato? Puntando tutto sulla capacità di adattarsi al momento. Esatto. Quindi e cercando di farci trovare sempre più preparati possibile, insomma, sempre preparati. La produzione è stata sempre attiva, abbiamo fatto delle turnazioni anche grazie alla cassa integrazione per diminuire al minimo il rischio di contagio tra i dipendenti, certo. Quindi mai fermando le macchine, e quindi ci siamo fatti trovare pronti. Le catene di approvvigionamento non si sono mai interrotte, anche se nel 2021 è stato veramente difficile perché era tutto fermo. Era tutto fermo, ma siamo riusciti ad avere sempre materie prime per produrre. Quindi i clienti cercavano disperatamente, soprattutto nel 2021, che c'è stata un'esplosione di ordinativi, grazie anche ai soldi che arrivano dall'Unione Europea, perché questo bisogna dirlo. Certo. E ci siamo fatti trovare pronti. Quali innovazioni avete apportato in questi ultimi anni? Macchinari. Abbiamo rinnovato comunque il parco macchine e abbiamo... Macchine per fare nuovi prodotti o per migliorare il prodotto? Per migliorare il prodotto. Sono dei telai abbastanza grandi, sono altezze sui 5-6 metri. Sì. Li abbiamo cambiati tutti. Abbiamo cambiato tutti i macchinari per la preparazione del filato e implementato i sistemi di impregnazione sì. E continueremo su questa strada. E avete dei progetti futuri? Sì, stiamo comunque cercando di sviluppare altre tipologie di prodotti, non proprio fuori dal contesto, quindi sempre nell'ambito, in linea, però che fanno da, come si può dire, da supporto, da allora vanno implementazione. Vanno a occupare degli spazi di rinforzi mirati. Dove i nostri magari materiali non riescono ad arrivare. Esatto. Ho capito. Bene, io vi ringrazio molto di essere intervenuti, vi auguro un bocca al lupo. Grazie a lei. Viva il lupo, grazie. Cari amici, buonasera e benvenuti a Leader. Questa sera siamo in compagnia del dottor Michele Santovito, AD dell'azienda ITES. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie. Di cosa si occupa la sua azienda? La mia azienda si occupa di sviluppare, progettare, sviluppare e costruire batterie termiche. Cioè? La batteria termica, noi per rendere facile così il concetto, richiamiamo le batterie elettriche, quelle che oggi a livello di mercato si abbinano agli impianti fotovoltaici, dove l'uso è dell'elettricità. Quello che facciamo noi è un dispositivo che invece si abbina per tutti gli usi termici, sia lato caldo che lato freddo, e quindi per la climatizzazione degli ambienti, per gli usi nei processi industriali, a più livelli, diciamo che le applicazioni sono. Cioè integra quella che è l'efficienza energetica in qualche modo. Assolutamente, lo scopo finale, i due scopi finali principali sono aumentare l'efficienza energetica e quindi ridurre gli sprechi, ridurre i costi in bolletta sostanzialmente, e aumentare quello che è l'uso delle fonti rinnovabili. E quindi in un'ottica, diciamo, di obiettivi anche, diciamo, mondiali, europei, quello di andare a così, aiutare al cambiamento, a ridurre gli impatti sul cambiamento climatico. Quindi è un prodotto green in qualche modo. Assolutamente, rinasciamo. Rientriamo nell'ambito del clean tech, tra le soluzioni innovative che appunto vanno in questa direzione. Quali prodotti offrite? Questo in particolar modo? Allora, avete altri sì, prodotti? Nel senso che poi questo prodotto che riassumiamo come batteria termica ha diverse caratteristiche in funzione delle applicazioni, mi spiego.
se devo fare una batteria da mettere in una casa, avrà determinate caratteristiche di taglie, di dimensioni, di potenze di scarico, accumuli. Se devo fare una batteria per un'industria, le caratteristiche sono differenti, ma rimane una batteria. E i vostri clienti chi sono? Chiunque utilizzi calore, chiunque utilizzi freddo. Da un punto di vista invece di business e di strategia nostra, siamo partiti con i clienti molto grandi, perché essendo un prodotto innovativo, comunque oggi ha un costo che paga, diciamo, la mancata maturazione, nel senso che verrà. Certo. E quindi oggi più sarà diffuso e il prezzo ovviamente sarà minore. Quindi vi rivolgete tutte alle grandi aziende, immagino. Allora sì, soprattutto le grandi utility, ossia, faccio dei nomi tanto per dare un'idea, Enel, Eni, Iren, A2A. I servizi che offrite quali sono? Allora, da questo punto di vista la batteria termica è un prodotto nuovo, per cui se oggi andassimo, che ne so, sullo scaffale di un supermercato e mettere la nostra batteria termica non la comprerebbe nessuno, perché non si sa bene come usarla. Quindi abbiniamo e partiamo soprattutto con un servizio di, viene chiamato, assistenza, ma anche proprio nel definire come usarla, e quindi rientriamo nell'ambito dei servizi energetici con una consulenza di tipo energetica, dove facciamo le analisi, valutiamo attraverso un processo di costi-benefici se ha senso e quanto ha senso installare. Un po' come mettere un pannello solare, in certo senso, bisogna spiegare l'utilità, capire la sua funzionalità, eccetera, eccetera. È corretto, c'è una differenza, che il pannello solare oggi è una tecnologia matura, perché da tanti anni, certo, tutti la conoscono, e noi dobbiamo inserire questo sforzo per farla conoscere. Dovete fare un po' di marketing per diffondere. È un po' questo il problema di ogni nuovo prodotto che viene messo sul mercato. Diciamo che come startup ce l'abbiamo un po' nel DNA e stiamo lavorando in questa direzione. Ho capito. Che cosa vi differenzia dai vostri competitor? Allora, i competitor per quest'ambito oggi non sono ancora così tanti, per cui noi vediamo il competitor come, diciamo, un valore aggiunto, perché ci aiuta, aiuta a diffondere il prodotto. Certo. Dopodiché a livello italiano probabilmente siamo l'unica azienda che oggi si occupa in maniera esclusiva di questo tema, e siamo riconosciuti da enti di ricerca, da università, dai soggetti interessati a questo tipo di prodotto. Non siamo in tantissimi, mentre si contano sulla dita di una mano, a livello italiano. A livello europeo saremo 10, 15, 20, per cui, come dire, c'è spazio. Noi ci differenziamo grazie a tutto il know-how che abbiamo costruito in questi 7 anni, diciamo, abbiamo 7 anni di età, nel costruire delle soluzioni che funzionino, e le attività fatte dimostrano che siamo capaci. L'importante è quello. Infatti. Senta, come si diventa leader nel suo settore? Bella domanda. Allora, innanzitutto, parlando per esperienza diretta, bisogna avere una base di competenza profonda. Io personalmente vengo da 20 anni di esperienza come consulente nell'ambito energetico, sono certificato esperto di gestione energia e potrei andare avanti così. Dopodiché ci va anche quel pizzico di visione, di innovazione, e poi tirarsi sulle maniche e darsi da fare. Bisogna lavorare tanto. Decisamente. 7 anni, quindi durante il periodo della pandemia che cosa avete combinato? È stata complicata, anche perché noi durante quel periodo, noi siamo costituiti nel 2017, siamo partiti in due sostanzialmente. Eravate alle soglie della pandemia voi. Eravamo solo due col laboratorio vuoto. Siamo arrivati all'inizio della pandemia in cui eravamo pronti a spiccare il volo e ci hanno tagliato le ali, e quindi siamo riusciti a reggere, non facilmente, abbiamo rischiato, come succede per tutte le start-up, di non andare avanti, ma siamo qui forti e pronti. Siete stati bravi comunque, devo dire, appena nati, trovarsi un muro davanti non è una delle cose più facili, quindi aver scalato questo muro e essere riusciti ad andare avanti, complimenti. Si aggiunge un tema che non è secondario, perché noi facciamo hardware con materiali di rame, materiali che vengono chiamati PCM, che hanno costi, e oltre alla pandemia tutte quelle bolle speculative sull'incremento dei prezzi delle materie prime ci ha messo in difficoltà. Ha inciso un poco.
questo ci ha permesso, cioè comunque le nostre capacità, che gli ultimi investitori che sono entrati ci hanno definito resilienti, e ci è piaciuta questa definizione, ci ha permesso di essere qui e guardare al futuro in maniera positiva. Senta, quali innovazioni avete apportato in questi ultimi anni? Cioè, che poi sarebbe, non sono poi molti, ma insomma, se avete apportato le innovazioni nel vostro campo. Di per sé il nostro prodotto è un prodotto innovativo, quindi già solo la startup è il prodotto certo. innovativo. All'interno di quello che era il primo prodotto per cui siamo nati, abbiamo già aggiunto diverse innovazioni, ne dico una su tutte, anche se ci va ancora tempo per portarla sul mercato, quello che è l'accumulo, che chiamiamo calore latente, della nostra batteria attuale, vedrà un'evoluzione in quello che è l'accumulo termochimico, quindi con periodi di stoccaggio che andranno avanti per mesi. Ho capito. Quindi, cioè, l'innovazione è comunque, come dicevo prima, nel nostro DNA. Eh beh, immagino. Avete dei progetti futuri? Sì, il nostro obiettivo futuro è invadere il mondo. Bravo. Potevo dirlo con migliori parole. Nel senso, noi abbiamo fatto un lavoro molto profondo dal punto di vista tecnico e anche di conoscenza nel mercato italiano. Sì. E come dicevo prima, a livello italiano ci conoscono. Il prossimo obiettivo è andare a livello europeo, ma anche mondiale, e ci sono già contatti molto interessanti in questa direzione. Bene, le faccio tanti auguri, grazie per essere intervenuto e buon lavoro. È stato un piacere. Grazie. Grazie. Buonasera cari amici, benvenuti al Leader. Siamo in compagnia del dottor Giovanni Sorrentino, titolare dell'azienda Sorrentino Industria Legnami. Buonasera e benvenuto, dottore. Buonasera. Di cosa vi occupate? La Sorrentino Industria Legnami si occupa di importare da ogni parte del mondo tutte le tipologie di legno, soprattutto dall'America, dall'Europa, dall'Africa, per poter offrire ai propri clienti un'enorme scelta per quanto riguarda appunto l'utilizzo di questa bellissima materia prima, oltre che una serie di semi lavorati che poi vengono utilizzati per la realizzazione di arredi, dai più disparati, dai più comuni, ai sicuramente ai più pregiati, e quindi una serie di componenti anche per infissi, per porte, per rivestimenti interni ed esterni, per offrire appunto al cliente una scelta su ogni prodotto che deve realizzare. Quindi dagli infissi ai mobili, a qualunque arredo che riguarda il legno, che riguarda la casa, insomma. Sente, come nasce la sua azienda? Allora, anche se la Sorrentino Industria Legnami è nata ufficialmente agli inizi degli anni 90, mette le sue radici nell'esperto bisnonno Antonio, già conoscitore del legno e creatore di Calessi. Era suo nonno? Era il mio bisnonno. Bisnonno. Poi successivamente mio nonno ha iniziato un'attività di falegnameria che pian piano si è spostata verso la commercializzazione di questi prodotti in legno. Infatti adesso siamo a capo dell'azienda io e mio padre, il dottor Antonio Sorrentino, a cui devo praticamente tutto. E abbiamo affondato la Sorrentino Industria Legnami come la conosciamo oggi. Ma quindi è un'azienda centenaria. L'esperienza centenaria sicuramente. E poi di padre in figlio si è tramandata questa passione, questa conoscenza, questa voglia di mettere a disposizione questa conoscenza, diciamo, per servire il cliente nel miglior modo possibile. E suo figlio lo porta in laboratorio? Sì, lo porto. Che è piccolino, quanto ha? 4 anni? A 2 anni, sì, lo porto molto volentieri, diciamo, sul luogo di lavoro, così diciamo già. Così apprenderà anche lui i segreti e magari un domani, chissà, porta avanti. Sì, l'azienda. Domani, chissà, sì, infatti, certo, come no. Senta, quali sono i prodotti che offrite? Allora, noi ai nostri clienti offriamo tantissimi prodotti, un'enorme vasta gamma di prodotti. Ogni tipo di legno, ogni essenza di legno, dal più comune al più pregiato, nelle più disparate dimensioni e soprattutto qualità. Oltre all'assortimento, poi offriamo una serie di servizi, soprattutto sezionatura di alta precisione e una bordatura di qualità per i semi lavorati, che il mercato sempre più ci richiede per stare al passo con le esigenze dei clienti. Oltre che poi un servizio, diciamo, cucito su misura del cliente in quanto consulenze tecniche, ma anche consulenze a livello di materiali, di finiture e quant'altro. Quindi voi servite le aziende, non i privati? Sì, il nostro punto di riferimento, il nostro target di clienti è sicuramente l'artigiano, dal più piccolo, ma anche le grandi falegnamerie che si stanno evolvendo attraverso strumentazioni tecnologiche. Mobilifici che fa, certo. Sì, sì. La materia prima da dove proviene? Allora, la materia prima proviene da fornitori, ovviamente certificati, perché la Sorrentino Industria Legnami ha molto a cuore la sostenibilità della filiera del legno.
in quanto i nostri fornitori appunto forniscono la materia prima che deve essere poi rimpiazzata, perché poi ogni tronco, quindi ogni albero è certificata, sì, ed è sostenibile, sì, dal punto di vista ecologico, quindi attenti. Viene rimpiazzato ogni albero, certo, che viene tagliato. Certo, certo. E da dove provengono il legname? Da varie poste del mondo? Sì, provengono dal Nord America, dall'Europa, Nord Europa, ma anche dall'Africa e anche qualche tipologia di legno particolare anche dall'Asia. Qual è i legni pregiati che avete nella vostra azienda? Abbiamo sicuramente il Teak, abbiamo sicuramente dell'Ebano, abbiamo palissandro. Questi sono i più pregiati che sono in circolazione, la cui richiesta ultimamente sta aumentando perché si va verso un artigianato di qualità, dato che ogni nostro cliente vuole offrire al cliente finale un prodotto cucito su misura, un prodotto, certo, fatto ad hoc per lui. Quindi esistono mobili fatti con questi legni? Sì, sì, realizzano gli arredamenti e quant'altro appunto per il cliente finale, che sicuramente sarà soddisfatto della qualità dei legni che trattiamo. Ma il mercato di riferimento qual è? Allora, il nostro mercato di riferimento è tutta la regione Campania. Voi dove avete la vostra azienda? Noi ci troviamo a Domicella, che è in provincia di Avellino, però è una posizione molto strategica perché riusciamo a fornire, a servire i nostri clienti in ogni provincia della Campania, Napoli, Caserta, Salerno, Benevento. Quindi voi servite solo la Campania? Sì, la nostra non realtà... Non andate oltre la Campania? Abbiamo dei clienti sicuramente nel Basso Lazio, ma anche in Puglia, in Basilicata, però il nostro mercato di riferimento è sicuramente la Campania. Il centro-sud, insomma. Sì, sì. La, certo, Campania in particolar, certo, modo. Senta, quali sono i vostri punti di forza? Il nostro punto di forza principale è sicuramente l'enorme conoscenza del settore, dei materiali, del legno e la nostra capacità di fornire ai nostri clienti tutto quello che c'è da sapere su una particolare scelta, su una particolare materia. Infatti il know-how storico della Sorrentino Legnami, unito poi alla capacità di innovarsi, di evolversi a livello tecnologico, a livello strumentale, è sicuramente il nostro punto di forza, perché il mix tra esperienza e innovazione è sicuramente a tutto vantaggio del cliente per crescere, diciamo, insieme a noi. Quando ha deciso che doveva essere il suo mestiere questo? Ah beh, sin da bambino, perché crescendo in questo particolare settore, stando sempre a contatto ovviamente con mio padre, è una passione che, diciamo, viene alimentata da sola, e quindi è anche il bello poi di queste aziende, di una nostra azienda a carattere familiare, perché è sicuramente molto importante. Ma lei spesso va anche nei posti dove si recupera la materia prima, oppure sì, no? Sì, ho fatto qualche viaggio in passato insieme proprio a mio padre, proprio per toccare con mano quello che significa trattare la materia prima, trattare proprio il legno, e anche per accertarci di quello che stiamo per commercializzare, che è, certo, molto importante. Eh beh, è importante recarsi nei luoghi dove nasce, sì, la materia, sì, prima, no? Senta, ma come si diventa leader nel suo mercato, allora, nel suo settore? Allora, sicuramente ci vuole molta passione. Questa passione però deve essere mossa anche da una preparazione e da una voglia di migliorarsi nel tempo e non smettere mai di studiare, perché è importante restare al passo con i tempi. Il mercato, i clienti, ovviamente non sono mai fermi, si evolvono e quindi hanno bisogno comunque di essere serviti e di essere capiti. E sono più esigenti, penso, del passato, no? Sì, sono molto più esigenti e vogliono comunque che non vengano trattati come numeri, ma proprio come persone. Infatti noi ci dedichiamo a loro. Il rapporto umano, sì, deve essere fondamentale. Il rapporto one to one, il rapporto umano deve essere comunque molto importante. Infatti noi conosciamo personalmente ogni nostro cliente, cerchiamo di instaurare anche un rapporto, diciamo, di profondo, per poi capire quelle che sono le sue esigenze, sicuramente. Bene, io la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie. E successo. Grazie. Grazie. A